Buongiorno a tutti, oggi parliamo di... Ma lascio un po' voi indovinare di che cosa parliamo oggi. Sicuramente ogni persona che ha qualche chilo di troppo conosce bene qual è il suo peggior nemico. Lui è cortese, spesso è servito caldo. Sembra duro ma in realtà ha un cuore tenero e soffice. È il capro espiatorio di tutti i dietologi. Avete capito, vero? Ah, sì, parliamo proprio di lui, parliamo del pane. E siamo in questo luogo all'interno dell'abbazia proprio per mostrarvi l'antico forno dei padri benedettini. Ecco lì, dove i nostri padri benedettini cuocevano il pane. Ma pensate che il pane ha origini antichissime, veniva impastato infatti dall'Homo erectus e ha sempre avuto un grande valore simbolico e religioso. Il pane va servito in tavola su dei cestini, ma anche sul piattino piccolo di circa 10 cm di diametro. Il piattino non esiste più, infatti è sempre più raro vederlo, però teniamo presente che è un vero e proprio cameo, soprattutto se fa parte del vecchio servizio della nonna. È importante sapere che comunque non è obbligatorio. Un tempo infatti si utilizzava il piattino per separare il pane dalla tovaglia, perché non sempre la tovaglia era candida. Se quindi in un pranzo formale noi vediamo che il pane è poggiato direttamente sulla tovaglia, non è un gesto di sciatteria, ma può essere una scelta. Nell'organizzazione della tavola, comunque, il piattino del pane va sistemato a sinistra, sopra le posate, mentre se utilizziamo un cestino per il pane è consigliato mettere un cestino ogni 4 persone. Il galateo riguardo il pane non è sempre molto chiaro e spesso rischia di farci cadere in errore. Sembra ad esempio che mangiarne troppo nei pranzi importanti ci faccia fare brutta figura. Ma per chi è goloso e non riesce a resistergli, l'importante è che tenga a mente che il pane non si taglia mai con il coltello, ma si spezza con le mani e poi si porta alla bocca un boccone alla volta. I legami tra le buone maniere e la religione sono tantissimi. Infatti il gesto di spezzare il pane è uno di questi, perché ricorda che Gesù spezzò il pane nell'ultima cena, pane che è simbolo del corpo di Cristo. E lo stesso gesto poi lo ritroviamo durante la messa nel momento della comunione. Il pane quindi è un alimento sacro e deve sempre essere trattato con grande cura ed evitare quindi di dividere la crosta dalla mollica. Non è per niente educato rosicchiare pane o grissini prima di iniziare il pasto. L'unica cosa che consentite eventualmente è di bere acqua. Il pane va tolto dalla tavola prima di portare il dolce e non va intinto mai nel vino. Se la nostra golosità ci porta a mangiare tutto il pane, sarà premura della padrona di casa di portarne dell'altro senza che venga richiesto. Ultima regola, e sono sicura non vi piacerà. Purtroppo le buone maniere non consentono di fare la scarpetta, a meno che non siamo in famiglia e non abbiamo la pretesa di pulire il piatto a specchio.